Seconda edizione della Bellezza dell'Eterno. Allora, abbiamo qui Francesco Bressa e Ferdinando Romito del Cinecircolo Maurizio Grande, a cui chiedo ovviamente come si svolgerà questo pomeriggio dedicato alla poesia e all'arte in generale, e dedicato soprattutto alla memoria di Ugo Grimaldi. Francesco Bressa, allora, come si svolgerà questo pomeriggio che poi i telespettatori vedranno su Telediamante? Allora, buonasera. Dunque, questa è la prima edizione di Videopoesia, però è la seconda edizione della Bellezza dell'Eterno. Abbiamo iniziato lo scorso anno con un rating di poesie dove hanno partecipato un buon numero di poeti. Quest'anno siamo partiti con la prima edizione sempre dedicata a Ugo Grimaldi di Videopoesia. Questa sera abbiamo un buon numero di poeti che sono venuti alla serata e a ritirare anche i premi. Quasi tutti i 10 finalisti, dove riceveranno degli attestati e delle targhe, oltre a proiettare le videopoesie dei primi 3 classificati. E in più ci sarà un premio come miglior video e come miglior testo della poesia. Ecco, videopoesie, di che si tratta e quali sono i poeti, senza anticipare i vincitori, perché poi li verranno detti nel corso del pomeriggio. Sì, la videopoesia, ovviamente lo dice il termine stesso, è una poesia che può essere recitata oppure semplicemente scritta, ma scritta su delle immagini che possono ovviamente avvalorare quello che la poesia vuole dire. I poeti sono stati 20-25 che hanno partecipato. Volevo sottolineare il fatto che non è semplice avere un numero di partecipanti elevato, proprio perché la videopoesia è un po' particolare, nel senso che non tutti sono, non dico in grado ovviamente, ma non tutti sono, diciamo, hanno questa tendenza a fare le videopoesie, perché la poesia tradizionalmente è fatta da un foglio scritto che viene recitato. La videopoesia invece è una cosa un pochino diversa, che richiede anche un impegno maggiore. Visto che questa è la prima edizione, effettivamente arrivare a 25 partecipanti io penso che sia un buon successo. Tra l'altro vengono da molte regioni d'Italia, tra quali per esempio Rovigo, Modena, alcuni ovviamente Milano, Roma, e ovviamente la maggior parte magari sono calabresi, anche delle nostre zone. Una breve parentesi dedicata ai corsi: di recente avete sottoscritto un importante gemellaggio. Chi ne vuole parlare? Sì, posso. Sì, un importante gemellaggio col Cineclub La Lanterna di Genova. Quest'estate, proprio in collaborazione con loro, faremo una sorta di concorso con una votazione del pubblico, con i 5 loro migliori cortometraggi del loro concorso, con i 5 migliori nostri. Così possiamo confrontare ovviamente non solo la qualità, che è sempre elevata, ma anche fare questo gemellaggio dal nord al sud, che mi sembra un'operazione anche abbastanza valida, non solo per il Cinecircolo, anzi sì, non solo per quello, ma anche per Diamante e la Calabria tutta. Due dei poeti partecipanti al concorso, di cui vedremo la premiazione fra pochi minuti. Allora, con quale spirito avete partecipato a questa iniziativa? Lo chiedo innanzitutto a Benito Patitucci. Dunque, lo spirito è quello di ricordare questo caro giovane di Diamante, che purtroppo ha avuto una vita abbastanza sfortunata, ma bravissimo nella poesia, con capacità di sintesi eccezionale, e quindi ritrovarsi qui grazie al Cinecircolo Maurizio Grande, alla Gueci e al Comune di Diamante, agli organizzatori, è sempre una cosa molto bella. Già l'anno scorso siamo stati presenti al reading che è stato organizzato in memoria di Ugo Grimaldi, e quest'anno invece hanno fatto la videopoesia, che diciamo è una cosa un tantino più complicata, più particolare, ma altrettanto bella, perché dà la possibilità di sognare un po' pure sulla immagine, volendo, per quanto uno possa fare, perché bisogna incrociare le immagini con il testo.
La cosa bella di questa iniziativa è quella di ricordare, mi ripeto ancora una volta, questo caro giovane che va sicuramente ricordato negli anni, perché lo merita sotto tutti i punti di vista. Angelo Canini. Allora, buonasera a tutti. A me mi ha lasciato poco spazio l'amico Benito. Comunque, che dire, come diceva lui, è un onore per noi partecipare a queste iniziative che così belle. Io è la prima volta che partecipo a un concorso di videopoesia e sono felice di essere già arrivato tra i finalisti, e quindi sono cose belle, va bene così. Ma perché c'è bisogno ancora di poesia, ancora oggi? La poesia, diciamo, accompagna l'uomo da sempre, infatti i vecchi, nel corso dei secoli la poesia si è tramandata, una volta in forma orale, poi in forma scritta. È importante la poesia perché la poesia dà la possibilità di soffermarsi sulle minuzie della vita, perché il poeta è un grande osservatore e poi dalla sua osservazione, diciamo, racchiude un pensiero e riesce a cogliere particolari che, diciamo, per lo più alla normalità delle persone sfuggono. È un grande sognatore il poeta, tutto sommato. Per lei? Allora, io, siccome sono un amante del tempo passato, di tutto quello che è stato, e quindi io ho pubblicato 6 libri, tutti di poesia, e sono tutti, riguarda tutto il passato, quello che, cioè, è una cosa che ci sono delle poesie che sono vere e proprie fotografie in pratica. E diciamo che la poesia, facendo rivivere queste cose che altrimenti sarebbero scomparse per sempre, serve a qualcosa alla fine dei conti. Io sono i giorni che nascono alla settimana. Io sono l'ultimo sopravvissuto di una stirpe mai esistita. Io sono ciò che voi state aspettando da sempre. Vorrei vederti camminare per le strade dell'amore come un bimbo, nei frammenti di un sogno, un'anima libera come un gabbiano in montagna. Tramontata la luna che ti donai, l'ombra della notte e della solitudine scese lentamente sui nostri passi infiniti, e un sogno non è più un sogno. Se si avvera, io e te non ci siamo mai appartenuti, né ci siamo mai persi. Siamo vissuti in una notte che non ha mai conosciuto il mattino. Allora, buonasera, abbiamo aperto con 2 poesie di Ugo Grimaldi. Benvenuti al secondo appuntamento della Bellezza dell'Eterno, il primo di videopoesie. Abbiamo iniziato l'anno scorso con il reading di poesie nel mese di ottobre, dove c'è stata una buona partecipazione di una ventina di poeti anche da Modena, dalla Campania e dalla Puglia. Da quest'anno l'avevamo premesso che da quest'anno partivamo con il concorso di videopoesie. Questa è la prima edizione. Sono arrivato un buon numero di opere. Il numero, numericamente, non è molto alto, però è da tenere presente che videopoesie è non solo poesia come testo. Non tutti riescono a costruire un video, infatti a me e a Ferdinando sono stati molti poeti che ci hanno chiesto se potevamo fare noi il video. Ovviamente noi abbiamo rifiutato, perché essendo della giuria non potevamo realizzare un video. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio i poeti che sono qui questa sera. Siamo in attesa anche di un'altra poetessa, Filomena Martire, che è in viaggio da Roma, è qui vicino, sta per arrivare.
Io non mi voglio dilungare e chiamo Francesco Cirillo, così lui riesce a presentare meglio chi era Ugo Grimaldi. Grimaldi è nato a Cosenza il 29 gennaio del 1965. Aveva 42 anni quando è morto per cause accidentali in casa. Nella sua breve vita Ugo ha avuto tantissime esperienze, alcune positive come gli studi fatti a Roma, altre negative che lo hanno portato a chiudersi nella sua solitudine. La sua morte accidentale, avvenuta per un colpo di sonno mentre saliva le scale di casa sua, dopo aver visto la TV, lascia l'amaro in bocca. Forse avremmo preferito una morte diversa, ma la morte non si può scegliere, mentre si può scegliere la vita, lasciando qualcosa agli altri. Ugo era molto pessimista di questa vita e delle cose che faceva. Di me non resterà che una pagina bianca, così scrisse in una poesia che vi leggerò. E tutto ciò che rimane di me, una pagina bianca, la mia ultima sensazione, è tutto ciò che rimarrà di me, la spensieratezza lontana, confusa per felicità. La tristezza amara del risveglio all'alba, un tramonto già rispecchia l'oscurità della notte, l'ultimo brillio di una stella, si riflette in una timida lacrima e il mio saluto al mondo. Ecco, questo è Ugo, ciò che ci ha lasciato, come se l'avesse fatto apposta. Centinaia di poesie che la mamma Francesca riordina in continuazione, trovandone sempre di nuove tra le pieghe di un libro, tra i fogli di un giornale vecchio, in cassetti. Ma ad Ugo, a mio avviso, per come l'ho conosciuto, sarà piaciuto tutto questo parlare e sparlare su di lui, perché lui era amante della contraddizione umana, dell'idea di un uomo morto dentro, dello sparlare male delle persone e dell'assenza dell'amore. Fondamentalmente Ugo apparteneva a quella schiera di poeti nichilisti e a mio avviso avrebbe tenuto testa nei salotti letterari dell'Ottocento fra Baudelaire, Verlaine e quei tanti poeti denominati maledetti per la loro vita vissuta e dissoluta. Non dobbiamo meravigliarci della sua caotica vita. Ugo ha vissuto da poeta, da persona sensibile e incompresa. È vissuto come vivono e hanno vissuto poeti come Pasolini. Io non mi azzardo a paragonare Ugo al poeta Lorenzo Calogero, nato, vissuto e morto suicida a Melicucà. Così come Calogero, anche Grimaldi è combattuto fra lo studio e il darsi completamente alla poesia. Ed è la sua vita complessa che lo spinge alla poesia. Una delusione d'amore prima, un terribile incidente stradale dove investe uccidendolo un bambino, la morte del padre, la scelta della solitudine chiuso nella sua stanza, nella sua casa. Dal suo diario trovato dalla madre leggo un suo pensiero che rende appieno la personalità di Ugo e la sua idea della vita, delle persone e dell'arte poetica. Ugo è studente universitario a Roma, ha una polemica con la scienziata Rita Levi Montalcini. Ecco cosa scrive a proposito di quella polemica, quindi proprio scritto di mano sua. La solitudine è la patria dell'arte, scrive. Il poeta, l'artista, è in eterno colloquio con se stesso. Non c'è migliore dimora della solitudine per creare. A proposito di creazione, ricordo un fatto che mi accadde durante un incontro nel teatro dell'Università a Roma, dove erano presenti Achille Bonitoliva, due professori, uno d'estetica e l'altro di filosofia, nonché Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la biologia. E appunto con quest'ultima che ebbe un diverbio. Lei sosteneva che scientificamente vi è una parte del cervello da cui parte l'intuizione scientifica e l'ispirazione poetica, come dire che lo scienziato e l'artista giungono ognuno alle proprie cose, seppur diverse da un'unica origine. Di conseguenza ciò significa la negazione dell'ispirazione artistica. Giunti al momento delle domande a questi illustri personaggi, io contraddissi la sua tesi,
giudicando abominevole la sua teoria, basandomi semplicemente sull'evidenza di un fatto, ossia, mentre lo scienziato scopre qualcosa che già esiste, al contrario, l'artista crea, partendo non solo dall'ispirazione, ma anche dall'immaginazione e dalla fantasia. Ricordo che la parola abominevole da me usata scosse molto quella signora, che mi rispose dicendomi che mi rifacevo alla concezione ottocentesca, ideale dell'arte. E proprio così dissi, con tutto il rispetto per lei, lo scienziato e l'artista non hanno assolutamente nulla in comune. E conclusi con un aforisma di Oscar Wilde, il quale dice: ogni religione muore quando se ne scopre la verità, e la scienza è il sacrario delle religioni morte. L'arte è creazione, l'arte è la bellezza rivelata, l'opera d'arte non è una scoperta. Il lavoro, altro, non è che un gioco inventato da uomini piccoli per passare il tempo. L'arte è la sofferenza del sentire dell'essere uomini, solo uomini. Ecco, questo era Ugo Grimaldi, e questa giornata serve a farci riflettere su cosa potevamo fare, non abbiamo semmai fatto per Ugo e per quelli come Ugo, partendo dalla sua solitudine, dalle sue sofferenze, spesso troppo facili a far annegare nelle parole di circostanza utili a salvare la nostra coscienza. Riflettiamo sull'oggi e su quanti altri giovani e ragazzi vivono la stessa condizione di vita sociale e umana che ha vissuto Ugo. Allora, grazie Francesco. Ugo era un mio amico e lo è ancora, non è che si è dimenticato, non si può dimenticare di una persona cara. Con Ugo abbiamo trascorso tantissime giornate, tantissime serate insieme. L'anno scorso, grazie all'associazione UECI, la presidentessa Anna Laura Cittadino, io e Ferdinando gli abbiamo proposto appunto questa iniziativa a dire il vero gli ho mandato un po' di poesie che mi aveva dato Francesco, e come le ha lette Anna Laura ha detto che erano delle cose veramente molto molto belle, e come gli abbiamo proposto di creare un evento ricordando Ugo, subito ha sposato la causa. Ugo, ti volevo bene, ti voglio bene, ti vorrò bene. A tal proposito voglio salutare la mamma Francesca che c'è e fargli un applauso, grazie. Adesso passo la parola all'assessore Maiorino. Sera, io sono particolarmente lieto di ritrovarmi a distanza di pochi mesi con Francesco, con Ferdinando, con Anna Laura, con questo motore di creatività e di impulsi culturali che da alcuni anni a Diamante danno senso e compiutezza a quello che nel mio ruolo istituzionale vado facendo. Voi sapete, io reggo le sorti pro tempore di due settori, uno abbastanza comprensibile perché Diamante è una località turistica e l'assessore al turismo si occupa di turismo, che poi è un contenitore di tante dinamiche e di tante esigenze. Un po' più difficile è far capire, e ho impiegato anche io alcuni anni per capire che cosa dovesse fare un assessore alla cultura di una comunità piccola come la nostra. E un assessore alla cultura di un paese come Diamante deve fare essenzialmente quello che stanno facendo loro, ossia dare appoggio, stare vicini, sostenere, entusiasmarsi di quello che in questo momento il Cinecircolo Maurizio Grande, l'associazione UECI, che ormai è diventata associazione culturale ad honorem di Diamante, vanno facendo, ma quello che tutti i momenti creativi, artistici, culturali, di spettacolo, di poesia, di cinema, si fanno a Diamante. L'assessore alla cultura deve entusiasmarsi, partecipare e sostenere a questi eventi che sono poi la sintesi di momenti non di grandi numeri. La cultura non ha mai fatto i grandi numeri, anzi la cultura è inversamente proporzionale ai grandi numeri. Le cose più straordinarie sono più
hanno necessità di un pubblico partecipe, di un pubblico sensibile, di un pubblico recettivo a quello che le varie proposte e in questi ultimi tempi il dinamismo culturale di Diamante ne sta presentando diverse. Io di questo sono molto soddisfatto, sia nell'ambito della creazione artistica, ci sono talentuosi pittori a Diamante che vanno sperimentando nuove forme di espressione. C'è gente che si è impegnata nel campo del cinema, della letteratura, piuttosto che della musica. Ecco, l'assessore alla cultura è soddisfatto se queste cose si fanno. E io questa sera sono particolarmente soddisfatto perché sperimentiamo, e siamo alla seconda edizione, uno dei problemi che solitamente si affrontano è che le esperienze nascono e muoiono nel giro di qualche mese. Un'associazione che dura, un evento che giunge alla seconda, alla terza, alla quarta edizione è sempre meritevole e in particolar modo un'iniziativa di questo tipo che coniuga due delle arti nobili, la poesia e la rappresentazione scenica che viene fatta attraverso il fotogramma o piuttosto che il filmato, piuttosto che le nuove, anche utilizzando le nuove straordinarie tecnologie che possono far da supporto a queste situazioni. E lo facciamo, per come ha detto Francesco Cirillo, ricordando un ragazzo. Io cammino di una decina davanti, di anni davanti rispetto all'età di Ugo, e quelli necessari a poter definire Ugo un ragazzo. Lo facciamo nel suo nome, lo facciamo ricordando una persona che da quello che stiamo ascoltando, da quello che stiamo leggendo, perché sono tanti anni che grazie al Francesco Cirillo e all'Olmo siamo venuti a conoscenza di questa straordinaria capacità di sintesi espressiva di cui Ugo era in possesso, della sua grande sensibilità. Credo che sia giunto il momento, e mi rivolgo alla mamma, mi rivolgo a Francesca, questa sera, anche se siamo in pochi, qui ci sono tutti gli attori per dare un senso compiuto a far conoscere meglio e di più quello che Ugo ha scritto, quello che Ugo ha fatto. C'è Francesco che è un curatore di tante delle sue poesie, curatore e lettore. C'è Enzo Monaco che è un editore, c'è l'informazione. Io credo che sia giunto il momento di dare a stampa un volume delle poesie di Ugo, di cui io nel mio ruolo istituzionale posso assumere un impegno, e lo assumo questa sera, a sostenere la stampa e la pubblicazione, perché credo che Ugo sia oggetto di apertura di dibattito. Mi sarebbe piaciuto dissentire con Ugo rispetto all'antitesi fra la scienza e l'arte. Non sono assolutamente d'accordo con quello che con Ugo diceva, perché se così fosse non avremmo avuto Leonardo da Vinci, che giungendo dall'anatomia dei muscoli è arrivata alla sua grande capacità espressiva artistica, non avremmo avuto il futurismo che muove dalla macchina per giungere all'espressione artistica. Mi sarebbe piaciuto parlare di questo con Ugo. Io credo che delle cose che Ugo diceva, delle cose che Ugo pensava, delle cose che Ugo scriveva, possiamo fare tutti quanti tesoro. Possiamo farlo, e credo che la pubblicazione del suo libro, nelle forme e nei metodi che poi sarà Francesca con gli amici più vicini, con Francesco Cirillo, a vedere quali e quanti e come pubblicarle, ma credo che sia giunto il momento. Grazie. Grazie all'assessore per questa idea di un'antologia, di un libro a favore con le poesie di Ugo Grimaldi. Io ci aggiungerei anche un DVD con tutte le videopoesie che sono arrivate nel suo concorso da allegare dentro l'antologia. Si potrebbe anche fare un DVD e inserire tutte le videopoesie dei poeti che hanno partecipato. Ora passo la parola al presidente del Cinecircolo Maurizio Grande, Ciria Pastorino. Grazie, buonasera a tutti. Solo per un saluto veloce e per un ringraziamento a voi tutti che avete partecipato, e soprattutto ai poeti che hanno sposato questo concorso, che
per la verità è il primo concorso di videopoesia, e l'abbiamo legato a quella che è la nostra passione per la cinematografia, e abbiamo voluto farlo in questa maniera, proprio un concorso di videopoesia. Ringrazio l'associazione Gueci, con la quale ormai è da un po' che stiamo collaborando, e quindi ci dà spazio anche nel loro ambito lì a Rente, quindi abbiamo anche questa nuova collaborazione. Ringrazio tutti i nostri partner istituzionali, primo fra tutti appunto l'assessorato alla cultura e spettacolo di Diamante. La nostra associazione, diciamo che viene mossa da quella che è la passione, la passione che abbiamo dentro per poter portare avanti delle bellezze, le cose belle sia del nostro paese, organizzando appunto il Festival del Corto e quindi far vedere le bellezze del nostro territorio, ma anche di quello che ci viene da dentro. Su questo dovrei ringraziare anche Ferdinando e Francesco, che sono anche autori di libri, e li ringrazio veramente perché ultimamente loro sono stati a Torino a presentare anche lì i loro libri, che stanno andando forte. E da questo punto di vista devo dire che abbiamo preso anche delle collaborazioni con la Lanterna, con l'associazione La Lanterna di Genova, e questa è una cosa da ultimo, perché abbiamo presentato lì un nostro corto, Tango del Mare, non so se lo ricordate, ma spero di sì. Abbiamo presentato lì questo nostro corto, è andato bene, e quindi con questa associazione di Genova abbiamo voluto stabilire una sorta di collaborazione, quindi presumo che già dal prossimo Film Festival avremo la collaborazione della Lanterna di Genova. Niente, io concludo ringraziando tutti i poeti, e diciamo che il nostro è un contenitore proprio per portare alla luce queste opere, che secondo me sono delle vere opere, anche se vengono da persone, e cerchiamo di portare fuori quello che è la poesia di ognuno di noi. Grazie. Grazie al Presidente Astorino. Ora passo la parola al Direttore Tecnico del Cinecircolo Maurizio Grande, Ferdinando Romito. Salve, buonasera a tutti. Io ringrazio tutti quelli che sono qui presenti questa sera, e vorrei ringraziare ovviamente la mamma di Ugo, e vorrei ringraziare Ugo per tutto quello che ci ha lasciato nella sua comunque breve vita. Niente, due parole sulla giuria, di come è andato un po' questo concorso. Ringrazio la nostra presidente di giuria che ci ha coordinati. Noi siamo stati nove giurati. Allora, oltre alla presidente Francesco Presta, Ferdinando Romito, Francesco Cirillo, che avete sentito prima, Martino Ciano, è un giornalista di Praia Mare, che purtroppo per motivi di lavoro non è potuto essere presente qui stasera con noi. Tonino Grosso Ciponte, che molti, chiaramente quelli di Diamante lo conoscono tutti quanti, perché viene da fuori, il nostro diciamo fotografo storico del paese, della nostra cittadina. Poi ci sono Claudio Valerio e Raffaella Arena, che sono due fotografi di Cosenza, e vorrei
spendere solo una parola su Raffaella Arena, perché è la figlia di uno degli storici fotografi di Cosenza, quindi penso che chi è di Cosenza conoscerà sicuramente il nome. E poi ultima, non per questo ultima, Rossana Maccario, che è la presidente di uno dei concorsi di corti più importanti a livello nazionale, a Corto di Donne di Pozzuoli. Quindi è una giuria, credo, abbastanza qualificata, e credo che il nostro lavoro sia stato poi alla fine non facile, perché giudicare non è facile, purtroppo delle scelte bisogna prenderle, le pigliamo in tutta coscienza e quindi andiamo avanti così. Per quanto riguarda il meccanismo, noi abbiamo fatto una votazione di ciascun video da 1 a 10, dando un voto per il video, un voto per la poesia, e poi tutti questi elementi, con un meccanismo che non vi sto a spiegare, venivano messi insieme, e quindi è stata stabilita una graduatoria. Penso di aver detto tutto. Passo la parola a Francesco. Ok, vi ringrazio. Ferdinando ha detto tutto, chi rimane scontento può tranquillamente prendersela con lui, è lui il responsabile dei voti finali. Adesso passo la parola al presidente dell'associazione UEGI e anche al presidente della giuria, Anna Laura Cittadino. Grazie. Intanto buonasera e benvenuti a quello che è in effetti il secondo appuntamento con questo concorso La bellezza dell'Eterno, che abbiamo ampiamente dedicato a questo giovane poeta adamantino che è appunto Ugo Grimaldi. Noi quest'anno ci siamo addentrati, dopo il reading dell'anno scorso, in un nuovo modo di fare poesia, la poesia tecnologica, oppure se vogliamo poesia visiva, che non è una scoperta di adesso, nasce già negli anni 60 e nel XX secolo, per cui diciamo un altro modo subito dopo il dopoguerra di presentare la poesia, questo connubio tra immagini. Oggi si vive molto di immagini, ma anche all'epoca, anche 30-40 anni fa, e noi ci siamo voluti addentrare in questo proprio perché la poesia diventava molto più pragmatica. Qualcuno definisce la videopoesia ibrida, secondo me no, perché è anzi una miscellanea di immagini e di versi, e va a sottolineare quello che in effetti è il lirismo. Noi, diceva prima Ferdinando, intanto diamo il benvenuto agli ultimi ospiti che sono arrivati, benvenuti qui a Diamante. Sì, loro arrivano da Roma. E noi quest'anno, in questa seconda edizione, appunto, abbiamo lasciato la classica poesia per addentrarci proprio in quella che è la videopoesia, sposando così immagini e versi. Devo dire che non è che è sempre facile poi poter valutare, perché 9 giurati, poi mettere insieme le varie teste non è facile. Con Francesco e con Ferdinando abbiamo discusso più volte. Però poi c'è una giuria, altrimenti uno può dire votatevi lì da soli, no? E quindi si parte da 1 a 10, si sommano poi i voti, tenendo conto ci sono dei canoni da rispettare, tra cui ovviamente la fotografia, il montaggio, ma le emozioni suscitate, la tematica. E da qui poi si è arrivati e si è giunti a fare una rosa di 10 finalisti, decretando poi i vincitori. Ovviamente chi partecipa ad un concorso è implicito mettersi in discussione, è implicito mettersi a confronto con gli altri. Io penso che arrivare comunque anche in una finale, in un concorso, è importantissimo. Io pure partecipo, io oltre a essere presidente della UEGI sono anch'io un'autrice sia per la prosa che per la poesia, e molte volte quando partecipo dico magari arrivassi in finale, perché non è che si partecipa a tutti i concorsi e si arriva, a volte un tiro al cattapallino, come dico io. Quindi è importantissimo
arrivare in un concorso, ma quello che è importante è che qualcuno vi ha valutato, che qualcuno è entrato in quelle che sono le vostre creazioni, perché fare arte è questo, fare arte è creazione, è innovazione, ma soprattutto esternare quello che si ha dentro, portarlo fuori, condividerlo. Io trovo questo bellissimo, io cito sempre Giorgio Caproni quando diceva che la poesia non è altro che la grande miniera che è dentro di noi, che ognuno poi porta fuori, che condivide anche con gli altri, ed è bellissimo. Io ringrazio naturalmente sia Ferdinando che Francesco del Cinecircolo, che anche in questa edizione mi hanno voluta come partner con la mia associazione, ma anche presidente di giuria, quindi un compito non facile, perché poi magari dicono c'era un presidente di giuria, quindi le colpe bene o male poi ricadono sì sul presidente del premio, ma poi se ci dovessero essere delle colpe tra virgolette, perché poi si fa con molta onestà intellettuale, con molta coerenza, quindi alla fine dico il presidente di giuria. Ringrazio l'amministrazione comunale del comune di Diamante, nella persona dell'assessore, una persona splendida che ormai mi tratta come una di casa. Io quando vengo a Diamante mi sento ormai adamantina pure io, ed è bellissima la cosa che ha detto prima, questo onore che mi date, veramente mi sento onorata. E poi ringrazio sempre l'accoglienza del Cinecircolo, del suo presidente, ringrazio Alessandra per le letture, e poi voi, perché noi senza di voi, io lo dico sempre, non saremmo niente, non potremmo fare niente. Grazie a tutti, buon proseguo, e adesso ci incamminiamo verso quella che è la vera cerimonia di premiazione di questa sera. Passo la parola a Francesco Presta, grazie. Grazie Presidente. Dunque, prima di andare avanti leggiamo adesso due poesie sempre di Ugo, visto che siamo nei ringraziamenti, prima che io mi dimentico, me li segno, però ogni volta poi mi ripigliano se, perché vado a braccio, se questa serata, se questo concorso si è portato a termine, dobbiamo ringraziare l'Associazione UECI, l'Assessorato alla Cultura di Diamante, il Peperoncino Jazz Festival e la Picanto Record, l'Hotel Riviera Blé, la drogheria che ci ha ospitato, dobbiamo ringraziare Telediamante che è sempre presente in ogni nostra manifestazione e ci dà la possibilità di poterla farla vedere anche fuori. E poi volevo ringraziare anche due attività di Diamante, l'attività La Frutteria di Alessio che ci ha abbellito i tavoli con questi peperoncini, e sento Diamante il paese del peperoncino con il presidente Monaco che è presente dell'Accademia del Peperoncino, e Peccati di Gola che è un negozio che si trova in piazza 11 febbraio. Ora Alessia leggerà due poesie e poi passeremo al clou della serata. C'ero, navigando, mi è sfuggito il tempo. Ora sono cosa? Vivo sul tetto della fantasia, fra le stanze della solitudine alberga la mia anima. E a te, a cui hanno dato il nome vita, voglio dirti solo una cosa: inganno. Voci lontane ritornano, trasportate dal vento della memoria, mentre gli anni cadono come le foglie in autunno. Un albero pian piano si spoglia dal verde e ingiallisce. Così la vita, questa grande illusione d'amore. Allora, adesso consegneremo degli attestati. Gli attestati che noi consegneremo ora, e li consegnerà il nostro addetto stampa Giuseppe Gallelli, più conosciuto come Pippo, sono gli attestati che consegneremo, diciamo, ai finalisti senza graduatoria. Noi abbiamo
abbiamo fatto una graduatoria di primo, secondo e terzo classificato, mentre per quanto riguarda gli attestati non abbiamo graduatoria, sono tutti a pari merito. Allora, iniziamo da una poetessa di Modena che è Terry Ferrara con la poesia Amore. Terry Ferrari con la poesia Amore, siccome non è venuto manda i saluti e ritira per lei il premio Sergio Gentile, delegato. C'è anche un omaggio dal negozio Peccati di Gola. Pippo, consegni pure questo. Poi De Fanis Mario e... Sì. Poi abbiamo Tefanis Mario, però non è presente, Stefano Caranti non è venuto, poi abbiamo con la poesia Parole nel vento Benito Patitucci. Poi un altro attestato va a Rocco Nassi che con l'opera Così il ladro mondo. Detto bene, presente. Così il ladro mondo e non c'è, perfetto. Poi abbiamo un altro attestato con la poesia Amo a Marisa Maiolino. Con la poesia A Vecchiarella, Angelo Canino. Cioè in tantissimi concorsi, lo dico perché essendo su Facebook Canino forse avrà avuto non so quanti primi posti, però nel contesto video poesia non ha trovato forse il valore che ha in effetti questa poesia, perché forse attraverso le immagini poi si perde, invece è una poesia che ha avuto molto molto riscontro. Ho voluto giusto sottolineare questo, mi sembrava doveroso dirlo. Poi per la poesia Amore possibile di Nuzio Buono ritira il delegato De Patto, il nome non me lo ricordo, De Patto Giuseppe. Allora, questi sono gli attestati, tutti a pari merito, ora andiamo ai premi. Adesso proiettiamo una videopoesia. Questa videopoesia è una poesia che è arrivata fuori concorso. La vediamo, poi ne parliamo. Poesia che è arrivata fuori concorso, ce l'ha voluta donare dell'assessore Maiolino. Un applauso, se lo merita. A tal proposito noi come Cinecircolo, Ferdinando, scusa, frate, dobbiamo consegnarti la targa. Dunque, questa poesia, come dicevo prima, è arrivata fuori concorso, ce l'ha voluta regalare il nostro assessore, che è un amante della letteratura e della poesia, e noi come Cinecircolo abbiamo voluto premiarlo ringraziandolo per tutto quello che fa per la cultura e per diffonderla nel nostro territorio. C'è una motivazione, se la vuoi leggere tu. Sì, allora, per la ricca attività svolta nella diffusione della cultura che persegue con la sua poliedrica arte, con determinazione e impegno a favore del territorio. Grazie.
Io devo soltanto dire una cosa, quando prima dicevo che partecipare alla vita culturale di Diamante significa anche questo, mi avevate parlato di questo, io dovevo essere in giuria, ho detto io in giuria non ci voglio essere perché mi devo privare di partecipare, so che non potevo partecipare, però ho voluto divertirmi lo stesso. Il risultato è dovuto ad Angelo Benvenuto, è questo giovane fotografo che mi ha insegnato una cosa, che non è vero che fa tutto il computer, perché io ero convinto che ormai nella fotografia, nella cinematografia facesse tutto il computer. Angelo, a cui mi sono rivolto per mettere in immagini queste mie parole, mi ha dimostrato che il fotografo ancora è il fotografo, è un artista, e lui è un giovane artista. Il mare che disvela le sue meraviglie a un bambino di fiume. Il troppo mare di Ulisse e quello giustiziero di Aiace. Il mare di Olaf il vichingo, tracciato su un verso a Perugia e poi subito obliato. Il mare che stempera l'afa d'estate e impregna un bacio corsaro di vertigine e sale. Il mare che è isola, sabbia, conchiglia, se smette di essere mare. Il mare inseguito su rotte di fughe di sonno, Havana, Odessa, Malacca, fumose nell'alba di atlanti sbiaditi. La scaglia, balugina d'oro, se il remo sciaborda nell'acqua e la schiuma impalpabile in perle di gocce dissolve, azzurri di luce, nubecole. Il mare, che quando è tempesta, sussulta, singhiozza, atterrisce, poi, esausto, si infrange sull'aspra scogliera che punge di rovi e di mirti. Il mare, sepolcro di membra, protese su vecchie carrette che fuggono fame e mitraglie. Il mare, che sovrasta di salsedine, Atlantide sommersa e misteriosa, gli indomiti legni di Cartagine e di Nelson, le navi prodigiose. Il mare che sopravvive a Egidio adolescente, che un pomeriggio del 63 va incontro al suo destino, alle pagine di Conrad, alle nenie di Circe adulatrice, all'arpione di Acab e al naufragio dolcissimo di quest'uomo di fiume. È terribile. Ho scoperto che la solidarietà non esiste.
e neanche la società. Siamo solo un branco di burattini che brancolano nel buio. Soldatini di plastica che combattono un'inesistente guerra. Siamo solo uomini. Adesso siamo al podio. Con Avanzate Cattedrali di Sabbia, terzo classificato Diego Baldassarre. Ritira per Diego Baldassarre e Angelo Canino. Poesia era un parlare di voci, non so buono. Baldassarre, sì. Dottore. Allora, Diego Baldassarre, terzo classificato con l'opera Avanzate Cattedrali di Sabbia. Opera delicata e intensa, una triste carezza di pensieri e sguardi aggrovigliati, notevoli versi che più delle immagini descrivono una solitudine lasciata a diverse visioni della vita. Dunque, secondo classificato appunto Nunzio Buono con Un parlare di voci, ritira il premio Giuseppe De Patto. Noi ci siamo sentito ieri con Nunzio, mi ha chiamato per un problema di influenza, non è potuto venire ed è sceso da Milano appositamente per questa serata un collaboratore, non so dico. Premia l'assessore Maiolino, vince secondo posto come Targa, come miglior video poesie, e vince anche la Targa come miglior testo, e premia il presidente Anna Laura Cittadino. Secondo classificato appunto con l'opera Un parlare di voci, un componimento ispirato e equilibrato nella forma e corredato da commoventi immagini evocative, dal forte impatto emotivo, versi incisivi e profondi che sgorgano in un plasma lirico di ricordi lontani che rapiscono il cuore. Questo come miglior testo. La motivazione invece come secondo classificato meritevole per la costruzione delle immagini che ben descrivono versi intimi e delicati recando vibrazioni finali nella magistrale interpretazione della poesia. I miei complimenti perché è veramente emozionante. Okay.
un getta di premi, peccato che non c'è non lui. Riusciamo così? Dovete fare la foto? Va bene? Ok. Così certo. Ringrazio tutti i partecipanti, sono De Patto Giuseppe e vengo direttamente da Milano per questa manifestazione. E sono un amico, Nunzio Buono, e devo ringraziare anche l'assessore, perché in questo piccolo comune di circa 5.000-6.000 abitanti, non so quanti fanno, è una bella organizzazione. E io di solito parlo con molta gente di diversi ceti sociali, ma sono anche un po' emozionato per questi regali che sono stati fatti al mio amico. E poi ieri sono venuto qui a parlare col signor Presta e mi ha detto che questo concorso è stato fatto per un suo amico che non è, purtroppo non è c'è più, e io devo dire è onorevole da parte sua questo atteggiamento, questo concorso. E un'altra cosa, voglio ringraziare anche la giuria, che non è stato facile assegnare dei premi. Io ho sentito le poesie, sono tutte belle. Un altro ringraziamento da parte di Nunzio, dottor Nunzio, è quello di, perché lui si è influenzato e ha perso la voce. E gli ho detto, scherzo, gli ho detto: dove l'hai persa? Te la andiamo a cercare, così te la riprendi. Grazie a tutti. Faccia i miei complimenti a Nunzio Buono, io lo seguo anche su Facebook, siamo stati anche insieme vincitori in parecchi concorsi. Ha un sito bellissimo, per chi vuole basta digitare su Google Nunzio Buono e andare a leggere le poesie, che sono veramente straordinarie. Grazie. Parlare di voci. Affaccia il giorno dove l'aria che respiro mi porta luoghi silenziosi di foglie. Avanzo quando mi fermo a guardare il tempo. È tutto scritto e cancellato qui, dove nessuna voce mi torna voce, dove ho riso e lasciato il gesto sulle immagini, divise ora dalle pagine nuove. Avevano i miei occhi gli anni della scuola, le mie gambe corte nel cortile infilavano quelle sere verso casa. Avevano casa, le carezze e il mio guardare il caldo dietro un vetro. Adesso è un altro vetro, è un altro giorno, è un altro ancora, questo vento che ha un parlare di voci schembe sulle guance. Thank you.
siamo arrivati al primo posto. Chi va premiato lo saprà, perché era nei finalisti, quindi insomma, anche se è arrivata in ritardo, quindi vediamo la videopoesia. Filomena Martire. Allora, Lucia, va bene? Andrà anche da. Allora, questo opera qui vince due premi. Vince la targa del primo posto, consegnerà il presidente Astorino e leggerà le motivazioni, e in più vincerà anche la targa come miglior video. Infatti i premi, come avevamo scritto nel bando, sono primo, secondo e terzo, e poi miglior video e miglior testo. Regge il microfono. Grazie. Al di fuori delle classiche linee poetiche, l'opera risulta meritevole non solo per i contenuti trattati, ma per essere riuscita a miscelare all'unisono testo, interpretazione ed immagini. Questa è la targa come miglior video. Leggerà la motivazione Ferdinando. Il messaggio che il video trasmette in maniera realistica e penetrante è reso ancora più drammatico dalla scelta non banale del bianco e nero. Il montaggio e le immagini sono validi, costruiti con professionalità e padronanza delle tecniche di ripresa. Grazie. C'è anche per voi un omaggio, me ne passi un altro, sempre un omaggio del negozio Piccanti di Gola, sono sui crostini, sono molto buoni. Ok, grazie a voi, l'attestato pure questo. Anche se sei arrivato in ritardo, quindi, però sei perdonata perché è venuta da Roma. Allora, il messaggio del video chiaramente è molto crudele, è molto forte, ma non è che un prologo, quello che voi avete ascoltato, e che l'attrice Diana Iaconetti con me ha interpretato splendidamente, perché ha dato veramente volto alla mamma 'ndrangheta di cui io ho scritto, ma è un prologo di un monologo che chiaramente si conclude con una frase di speranza. Quindi fa parte di uno spettacolo teatrale, sono cinque volti di donna che noi stiamo portando in giro. Grazie. Scusa, mi chiamate, adesso chiediamo all'attrice cosa vuol dire. Beh, è un piacere immenso essere qui, perché è stato un lavoro veramente fatto col cuore. Ci abbiamo creduto fino in fondo, è stato un lavoro anche molto duro. Dietro quelle immagini ci sono giorni di riprese, di lavoro certosino, un regista molto esigente, particolare, che ha cercato di togliere il peggio di me, perché voleva il male. Credo ci sia riuscito, perché io la prima volta che ho visto il video sono rimasta senza parole. Chi mi conosce sa che io di parole ne ho veramente tante, cioè per togliere la parola a me ce ne vuole tanto. Io sono felice di questo premio, perché lo dedico, la parte mia, la mia interpretazione la dedico a Maurizio Grande, perché lui... Vabbè. È stata una persona fondamentale nella mia vita fino ad un certo punto, quando la vita ce l'ha tolto a tutti quanti noi. È una persona che stimerò fino alla fine dei miei giorni, perché mi ha insegnato veramente tanto, e oggi sono quella che sono. Credo in una professionalità seria, proprio anche per le sue parole, perché lui diceva sempre: piccoli passi, ma vai piano e vai senza mai chinare la testa, vai avanti per la tua strada, onesta, vai avanti perché ce la farai. Oggi credo che lui sia un pochino felice per me. Grazie. Lui sapeva di questo, non lo so, chiedertelo.
Professore Monaco, due parole su Maurizio Grandi, visto che anche voi lo conoscevate bene, e il Cinecircolo nasce da un'idea di Enzo Monaco insieme a Maurizio Grandi. Allora, io sono molto commosso dalle parole che ha detto lei, perché le condivido pienamente, perché ho avuto la fortuna, ritengo per me grande, di essere amico di Maurizio Grandi. L'amicizia con Maurizio Grandi è nata perché a lui, come forse lei sa, piaceva molto la pasta e fagioli, soprattutto col peperoncino. Era un assiduo partecipante al festival e mi aveva suggerito lui di fare una sezione di film piccanti nell'ambito del festival. Poi mi aveva detto, però devi costituire un'associazione, un cinecircolo che organizzi questa manifestazione. E io ho detto, ma guarda, senza il tuo consiglio non possiamo fare niente. Lui ha detto, intanto io ti do il nome, lo devi chiamare Cinecircolo Decameron. E così noi abbiamo costituito il Cinecircolo Decameron. Lui avrebbe dovuto aiutarci poi per fare la prima edizione, ma questa prima edizione non c'è stata perché, come lei sa, Maurizio Grandi è morto purtroppo anche in un modo estremamente tragico, perché è morto nel mese di giugno con un temporale estivo che gli ha impedito di vedere, immettendosi sull'autostrada, che c'era una macchina che sopraggiungeva che l'ha travolto e sono morte tre persone assieme a lui. Noi non abbiamo più fatto evidentemente il festival che dovevamo fare, perché lui ci doveva illuminare e quindi senza di lui non l'abbiamo fatto. Una cosa però abbiamo fatto, abbiamo cambiato il nome del Cinecircolo, che si chiamava Decameron, e l'abbiamo chiamato Cinecircolo Maurizio Grandi. Per molti anni abbiamo cercato noi di fare qualcosa, poi abbiamo passato il testimone a ragazzi che sono più giovani e più bravi di noi. Sognonata così, da odio prenatale, covato fra le serpi. Curucurdune scittu arucuaggi, legata a una placenta tossica, di mala pianta. Cucita dentro da una cerniera, da cui non passa altro, se non la fede al sangue mio, dei vivi e dei morti della mia famiglia. Non ho lasciato spazio al dubbio, alle domande. Non ho cercato scorciatoie, né fossi da saltare. Per obbedienza, sono stata zitto, ma suliavo, pinzavo, calcolavo. Usaccio da picciriggia, un stampo di la razza di rimane. E la mia razza è a parte, e chiggia dell'angianeta. Nel tempo che andava e che veniva, sono stata paziente testicice. I fili avviano i ligari, e rinudi scingili per ricordarti a chi appartieni. Sono nata così, piegata al sortileggio del sangue infetto di uomini di pietra. Usurai dell'innocenza, con il nero di seppia della morte sui loro abiti di festa. Uomini che seguono la logica, capillavaru sangu curu sangu, non si può perdere la memoria, dimenticare, perdonare. Sono nata così, consacrata all'onore,
fila di ragno che ammazza figli muti. Marchiati dai riti, per un Dio compiaciuto, dal mio segno di croce. Posso aggiungere solo una cosa, che questo premio qua del miglior video a me e Ferdinando ci è stato più facile giudicare, perdonaci, ma noi come testo, come poesia, voi siete più bravi di noi. Allora, dunque, per quanto riguarda il Cinecircolo, i prossimi appuntamenti, noi adesso vi salutiamo e vi ringraziamo. Noi abbiamo con questa sera abbiamo concluso, diciamo, la primavera letteraria, che è partita all'inizio d'aprile sempre con la Queci, dove abbiamo presentato tre libri, sempre qui nel centro storico, anche se poi ci siamo dovuti spostare per il tempo. Con oggi concludiamo diciamo, questa prima edizione di Primavera Letteraria. Noi abbiamo degli altri appuntamenti come Cinecircolo. Uno nel mese di luglio, già ne avevamo parlato con l'assessore Maiolino, dobbiamo solo decidere i giorni, saranno tre giorni che abbiamo chiamato Vini Le. È l'abbinamento di vino con l'esposizione di dischi, vinili, tutto dedicato alla musica, e lo faremo qui in via Concezione, in questa scalinata, con negozi, artisti che verranno a portare i loro lavori, i loro dischi e altro. Poi l'appuntamento più importante è quello lì di settembre, con la sesta edizione del Festival del Mediterraneo. A novembre rifaremo la terza edizione della serata di solidarietà. Durante queste pause sempre con l'associazione Queci riprenderemo gli appuntamenti letterari, e poi concluderemo a fine anno con la seconda edizione di Cinema in Moda, sempre in via Concezione. Io ringrazio tutti, ringrazio i premiati, ringrazio i finalisti, anche quelli che non sono arrivati nei primi 10. Prossimo anno, novità, non le diciamo, se di questo concorso l'unica cosa che non quest'anno era videopoesia e fotografie, ci siamo dimenticati di dirlo, la sezione fotografie non ha avuto premi perché sono arrivati pochissime opere e non erano meritevoli di premi. Prossimo anno non ci sarà la sezione fotografie, però ci sarà una nuova sezione che non svelerò questa sera, quindi sarà videopoesie e un'altra sezione. Grazie di tutto, io vi saluto con l'ultima poesia di Ugo Grimaldi, buonasera. E tutto ciò che rimane di me, una pagina bianca. La mia ultima sensazione è tutto ciò che rimarrà di me. La spensieratezza lontana confusa per felicità, la tristezza amara del risveglio all'alba, un tramonto già rispecchia l'oscurità della notte. L'ultimo brillio di una stella si riflette in una timida lacrima. È il mio saluto al mondo. Alessandra Grimaldi è l'ultima arrivata al Cinecircolo Maurizio Grande. Io volevo consegnare dei fiori al presidente Alessandra Presta, al presidente dell'associazione Anna Laura Cittadino, annuncia martire i fiori, che ci siamo dimenticati di consegnarli. Si è appena concluso questo pomeriggio della bellezza dell'Eterno, abbiamo la vincitrice del
del primo premio del concorso di videopoesia. C'è una domanda di tipo sportivo, un commento a caldo su questo. So che avete affrontato anche un lungo viaggio per venire qua, però insomma alla fine ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena anche perché entrambe, sia io che l'attrice Diana Iaconetti, siamo calabresi, quindi le nostre radici sono qui. Diamante splendida e la conosciamo entrambe, e quindi è stata un'emozione venire qui. Abbiamo visto che è un video di forte impatto, sì. Ce lo vuole raccontare? Allora, il video, come ho già detto prima, mamma andrà, sì, è un, in realtà il video, la poesia fa da prologo a un monologo che fa parte, diciamo, di 5 volte di donna, carne ribelle. È il prologo perché in realtà poi segue una parte in prosa in cui si racconta la storia di una donna che comunque è l'immagine che avete detto, che viene però contrastata dall'immagine di una figlia che si ribella all'andrangheta, anche se poi muore. Ecco. Come è stato interpretare questo video? È stato meraviglioso perché dare voce ad una penna così forte e penetrante come quella di Nuccia Martire è un onore, è un onore. Io sono felicissima di aver interpretato sia la videopoesia e sono anche la protagonista di questo monologo di cui lei parlava prima, Mamma 'Ndrangheta. Un monologo veramente cruento, un monologo che racconta la faccia dell''ndrangheta in prima linea, però sul finale si riscatta e ci riscattiamo entrambe, perché il nostro non è quello il messaggio. L''ndrangheta, così come la mafia, la camorra, così come il male, si può sconfiggere, ma si può sconfiggere con la cultura, con le parole e con la giustizia. Ci lasciamo con un messaggio di speranza, diciamo, certo, o di impegno. Certo, e soprattutto lo merita la nostra terra, lo merita senz'altro. Grazie e complimenti. Grazie a lei.